camminiamo a Khan, c'era, e chissà se poi c'era e se non c'era fa lo stesso, un sultano, noto per la sua saggezza, che aveva 3 figli e desiderava vederli sposati. Siccome nessuno dei 3 aveva ancora preso moglie, volle che fosse la fortuna a decidere per loro. Così li fece chiamare, li fece accomodare nella sala più bella. In cui c'erano piazzati i tappeti e tanti comodi cuscini. Fece servire un gustoso tè aromatizzato. E diede a ciascun figlio un cocomero d'oro, dicendo: lanciate il frutto dalla casa e quando cominceranno a rotolare, seguitemi. Se si fermeranno davanti all'abitazione di una ragazza da marito, voi la chiederete sposa. Malek, che significa colui che ha il maggiore dei 3 fratelli, lanciò il cocomero verso nord ed esso rotolò a lungo. Rallentò davanti a una bottega di caffè. Ma questo è il luogo preferito dagli uomini, dove l'aroma del caffè profuma l'ambiente, intanto si parla, si legge, si gioca a dadi, bevendo e minuscoli bicchieri. Il cocomero rotolò e rotolò attraversando il souk. Mercato in cui la merce costa piccole bottega che si affacciano sui vicoli, oppure per terra, su scuole, tra la quale che serve con tratti lunghi senza fretta. Fino alla soglia di una casa, Karim, che significa il generoso, il fratello più giovane, lanciò il suo cocomero in aria e quello rotolò a lungo, andando a fermarsi ai piedi di una collina. Karim tornò allora da suo padre e disse tristemente: oh, signore dei credenti, il mio cocomero si è fermato davanti ad una collina. E il sultano rispose: vuol dire che là troverai la tua sposa, perciò bussa 3 volte sul fianco della collina e aspetta. Il giovane principe obbedì e dopo che ebbe bussato 3 volte, il fianco della collina si spalancò e ne uscì una vecchia che chiese: cosa vuole il buon principe Karim da questa povera vecchia? Vorrei sposare tua figlia, se ne è una, rispose Karim. La vecchia si mise a ridere. Senti un po', ma lo sai che Nura, mia figlia, è una jinn? Quindi, come tutti i folletti, può rendersi invisibile o cambiare aspetto. E lei ama assumere l'aspetto di una gatta. Il principe non si lasciò scoraggiare e le disse: così vogliono il destino mio padre ed io obbedirò. Pochi giorni dopo, i 2 figli maggiori del sultano si sposarono. I festeggiamenti durarono parecchi giorni, mangiando couscous e tagine. Il couscous è preparato con semolina di grano duro e fermentata al vapore. La tagine è preparata con verdura, carne, mele cotogne o pugne. Altri piatti ricchi di spezie e legumi. Infine dolci con mandorle, datteri e miele, tra cui spiccavano le corna de gazelle. Sono cornetti ripieni di pasta di mandorle. Il figlio minore, invece, si sposò in gran segreto e sua moglie arrivò alla cerimonia accompagnata da un corteo di gatti miagolanti. Il povero Karim era molto triste, ma appena lui e la sua sposa furono soli, lei si trasformò in una bellissima ragazza. Al mattino, però, la sposa ridiventò gatta e nessuno, tranne il marito, poteva vederla in forma umana. Da quel giorno in poi, se qualcuno chiedeva come mai avesse l'aria così felice, il principe rispondeva: ci vuole una buona moglie per fare contento un uomo e a me è toccata la migliore. Il regno intero rideva di lui, perché tutti sapevano che per moglie aveva una gatta, di quelle che acchiappano i topi e fanno miau nelle notti di luna piena. Solo la vecchia astuta balia del principe Karim sapeva la verità,
perché lui le aveva raccontato tutto e, stanca di sentir prendere in giro il suo prediletto, decise di risolvere la faccenda una volta per sempre. La Paglia chiese consiglio a Don Caim. È un indovino che interpreta i sogni. E lui, dopo aver osservato il volo di alcuni uccelli, le disse come agire. Andò dalla sposa gatta e la invitò a recarsi alla mamma delle donne. È un bagno pubblico simile alla tenda romana, dove si va per fare il bagno e per farsi massaggiare. La vecchia promise alla gatta che avrebbe potuto immergersi nell'acqua lontano da occhi indiscreti, perché lei avrebbe vigilato. Quando la principessa, prima di immergersi nella grande vasca, si tolse la pelle di gatto, la vecchia la afferrò e la bruciò. Così la giovane sposa fu costretta a restare donna per sempre, con grande gioia del marito. Intanto il sultano, che sulla moglie del figlio minore ne aveva sentite raccontare fin troppe, ordinò di portarla al palazzo per farla conoscere a lui e alla corte. I fratelli, le cognate e i cortigiani se la ridevano, pensando che il principe sarebbe arrivato insieme a una gattina. Quando una preziosa portantina si fermò davanti al portone del palazzo reale e ne scese la più bella ragazza che si fosse mai vista, vestita con abiti regali. Tutti ammirarono la bellissima Nura ed il felice Karim la presentò al sultano e a tutta la corte. Segno questo che Dio fa del bene ai buoni e che la sua sapienza è infinita.